grandi gruppi di studiosi al mondo, poi con il referendum che si sono dichiarati, sono grandi. Quindi è chiaro che anche lì un giudizio all'Enea che dice quello va bene, quello va bene, va bene. Però lo studio era specifico sulle fonti rinnovabili, quindi era è molto meglio, però conosco anche il tema. Ora, detto questo, prima di fare la proposta, quindi è chiaro che adesso questa città, io credo, che dovremo attrezzarci a aiutare tra tutte le altre istituzioni, come si costruisce, come si deve fare. Io credo che sarà importante che noi cominciamo a studiare seriamente queste aspetti, perché prima o poi probabilmente una scelta la dovremmo fare, oppure potremmo anche decidere di non farla, aspettando che quindi il problema di legge lo risolva il paese. Io credo che se cominciamo a trovare, al di là delle informazioni, a trovare dei tavoli con dei tecnici, non dei tecnici, veramente gente che ha fatto l'esperienza, capire, scavare al meglio, levando l'interesse di parte di chi può essere, di chi punta perché magari fa l'eolico oppure si vuole fare nucleare, cioè, trovare queste cose. Io credo che se non altro ne cresciamo a livello culturale, magari troviamo pure qualche ragazzino che scopre una vocazione di fare da grande lo scienziato, l'ingegnere, il ricercatore. Questo è il primo punto. Quindi, se siete d'accordo, adesso per fare questa operazione, io chiedo a Ugo già la settimana prossima, meglio ancora prima del Consiglio Comunale, se possibile, ma pure subito dopo, di convocare questa riunione, perché è importante che si faccia qui. L'altro aspetto, il sindaco non aveva i tempi, bisogna farla prima, non ci sono i tempi, perché scadono i tempi, sì. Per me, guardate, vi voglio ricordare anche un'altra cosa, il Consiglio Comunale di Avezzano si è costituito parte civile contro la regione, perché appunto sul progetto delle biomasse. Quindi studiamo un qualche cosa che... Quella era una cosa... Quella era 150.000 euro. E voglio dire, il problema è sempre che qui è mancata anche la fase della via. In questa vicenda di questa turno, di questa centrale, non c'è stata neanche la via. Perché per questo tipo di centrale non c'è la richiesta della valutazione di impatto ambientale.